Sono entrato in Argo Tractors, azienda che produce gli storici trattori Landini, alla fine del 2020. Ho apprezzato la continua evoluzione tecnologica di questi trattori e quanto siano meccanicamente raffinati. L'agricoltura è in continua evoluzione, questo sia per le richieste degli operatori di tutto il mondo, sia a causa degli aggiornamenti normativi sulle emissioni. Queste sono le sfide che affrontiamo ogni giorno nella ricerca di soluzioni affidabili e competitive. Il reparto esperienze è l'ente che si occupa dello sviluppo della validazione in area tecnica. È il reparto dove sono realizzati i prototipi dei nuovi sistemi e dei nuovi trattori. Un gruppo di ingegneri specializzati sovrintende le aree di prova, dai test sui gruppi idraulici, sulla trasmissione, all'integrazione del motore, fino alle prove delle performance del veicolo completo, su banco ma soprattutto su campo. Svolgono un'importante attività di raccolta dati e di risoluzione delle anomalie, contribuendo allo sviluppo dei nuovi prodotti. Il team conta oltre 30 persone, coordinate da 2 capi squadra e 10 ingegneri, coinvolti nelle attività di miglioramento prodotti, dai modelli specialistici compatti e cingolati, ai modelli di gamba media e concludendo con i modelli di alta potenza da campo aperto. Data la varietà dei modelli, è necessario un approccio metodologico, con test dedicati ed aggiornamenti periodici delle norme di prova, e con criteri di monitoraggio coadiuvati da sistemi telematici di telediagnosi già presenti sulle nostre trattrici. Per gestire la complessità e vincere le sfide tecnologiche, puntiamo sulle persone che lavorano con noi e sulla loro crescita professionale. I nuovi assunti, che spesso provengono da corsi universitari tecnici oppure da istituti tecnici superiori, vengono affiancati a colleghi che vantano solide competenze e tanta esperienza. E la formazione prosegue anche in azienda per rigenerare il bagaglio normativo ed aggiungere elementi di attualità ed innovazione tipici delle nuove tecnologie, dai sistemi di controllo e di elettrificazione dei servizi e della produzione fino allo studio di sistemi di ausilio alla guida.